Buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi parleremo della famosa forza di volontà che ci hanno sempre trasmesso da quando eravamo ragazzini: volere, potere, eccetera, eccetera, e mai nessuno ci ha mai detto della forza dell'immaginazione. Cos'è l'immaginazione? L'immaginazione, che tu ci creda o meno, è più forte mille volte della forza di volontà, cioè si realizza nella nostra vita ciò che noi immaginiamo, non ciò che vogliamo. E più che forza di volontà, cioè di volere e potere, si può dire noi non attiriamo nella nostra vita ciò che vogliamo, ma ciò che pensiamo, ciò che siamo, o tradotto ciò che immaginiamo, consciamente e inconsciamente. Cosa c'entra l'ipnosi con tutto ciò? L'ipnosi c'entra perché tu puoi cambiare, sintonizzare, allineare, rendere consapevole il tuo subcosciente, allinearlo alla coscienza, perché la coscienza ha la volontà, che è il 12%, che è la sede della volontà, mentre il subconscio è la sede dell'immaginazione. Ecco perché, quindi, se uno dice voglio vincere alla Lotteria Italia, però immagina che non vincerà mai, c'è una vocina conscia o inconscia, consapevolmente o inconsapevolmente, gli dice con l'anticamera tu vincerai, lui non vince, ok? Oppure se c'è una persona che dice voglio diventare una persona di successo, felice, sana, guarire, purtroppo non guarirà se e solo se l'immaginazione non è d'accordo, il subconscio non è d'accordo con la logica, con la forza di volontà, con la coscienza, che è il 12%. Oppure se una persona dice non voglio morire, quindi con la forza di volontà, con la logica, la ragione, ma il subconscio, l'immaginazione, si immagina di morire per tanti motivi, perché si sente in colpa, si vuole punire, perché anche la morte purtroppo è un programma inconscio, beh, morirà. Io ho visto tante persone, diciamo tante, tre persone, che in punto di morte dicevano non voglio morire, eppure sono morte, ok? Quindi attenzione ai nostri pensieri e alle nostre immagini. Come fare per uscirsene? Tu devi prendere quelle immagini che vedi nella tua mente e cambiarle, ripetere finché non le cambi. Puoi usare la tua immaginazione per bruciare queste immagini. Nel prossimo episodio ti racconterò cosa ho fatto io quando mi sono operato agli occhi, ok? Tantissimi anni fa. Per adesso seguimi su tutti i social, sulla mia fanpage Ipnosi, Autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Visita il mio sito internet che sto ristrutturando, www.ipnologiassociati.com, perché è vecchiotto, a 10 anni e passa. E iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione del dottor Claudio Saracino, e visita anche i miei profili Instagram e Twitter, ok? E al prossimo video, un bacio, un abbraccio.